Mentre continua l'interlocuzione Regioni-Governo in vista del prossimo DPCM, da varare domani, in Abruzzo divampano le polemiche sull'eventuale uscita dalla zona rossa, sempre meno probabile secondo le prime indiscrezioni. Marsiglia oggi in conferenza stampa ha criticato la sincronia tra dati reali e passaggio tra le varie zone di rischio. Per il presidente della giunta regionale ci sono già le condizioni per uscire dalla zona rossa. Noi dichiariamo la zona rossa quando i numeri ci dicono che siamo rossi, punto. Non è questione di giocare d'anticipo, in ritardo. Quando vediamo che la situazione è pericolosa, adottiamo misure di cautela per riportare la situazione sotto controllo. È quello che abbiamo fatto. Come ho dimostrato con i numeri, è vero, c'è l'incremento del posti letto in ospedale rispetto all'inizio della zona rossa c'è stato, però i dati degli ultimi giorni mostrano una curva in discesa, una curva diciamo che si è stabilizzata e che comincia anche a scendere sugli ospedalizzati complessivi, e nel frattempo, oltre a stabilizzarsi e a cominciare a dare qualche primo timido segnale di diminuzione, abbiamo, come ho raccontato prima, incrementato di circa 200 i posti letto disponibili, il che rende il sistema più resiliente. Stiamo in via di completamento alcuni lavori, nelle prossime settimane potremo continuare a consegnare nuovi posti letto negli ospedali pubblici in base al potenziamento della rete Covid, e quindi questo ci fa dire di poter fare una moderata apertura, perché poi passare da zona rossa ad arancione non è che cambia il mondo, Cioè si torna a scuola seconda e terze medie e magari possiamo discutere col nostro comitato tecnico se tenerle chiuse fino a Natale e fare la riapertura delle scuole tutte dopo le ferie, perché un provvedimento più restrittivo, diciamo a metà strada, lo possiamo comunque fare. Io non posso fare provvedimenti meno restrittivi, cioè se il ministro Speranza vorrà continuare a tenerci in zona rossa, io non ho il potere di modificare quella decisione. Sempre in vista delle festività natalizie si è aperto anche il fronte relativo all'economia montana e agli impianti di risalita. Nonostante le pressioni delle regioni dell'arco alpino alle quali si è aggregata la regione Abruzzo, il governo si appresta a far restare chiusi gli impianti sciistici a Natale, aprendo così la partita dei ristori. Nel frattempo la regione Abruzzo ha varato una legge sugli impianti di risalita e sulla gestione dell'emergenza, dove ci sono anche aiuti per 3 milioni di euro. La legge è stata approvata all'unanimità, dando quindi l'esempio di unità verso una direzione ben stabilita. Volevo aggiungere a quanto detto dal Presidente Marsiglio un aspetto molto importante di questa legge, cioè quella della sicurezza anti-Covid, perché sia nei finanziamenti che verranno dati ai gestori degli impianti, ma anche ai finanziamenti che verranno dati alle scuole sci, ma anche agli affitta sci, sono previste delle quote che servono proprio per migliorare la sicurezza Covid. Ad esempio, nelle scuole sci avranno a disposizione 3.000 euro a scuola sci, oltre quello che verrà poi per altri problemi, ma dedicati esclusivamente per la sicurezza Covid.